Buongiorno a tutti. Allora, parto subito dalla probabile formazione che di solito lasciamo bene o male come conclusione del contenuto, ma oggi la voglio buttare subito dentro per un motivo, e cioè ieri Allegri in conferenza stampa l'ha spoilerata un bel po' e quindi le ultime indiscrezioni vanno a confermare un po' quelle che erano le sensazioni di ieri, ma con alcune modifiche rispetto a quella che era la mia previsione. Leggo tweet di Giovanni Albanese, salutone Giovanni, che dice: Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Yıldız e Milik. Quindi questi dovrebbero essere i giocatori scelti. Io avevo immaginato la stessa formazione, ma con Rugani al posto di Danilo. Quanto pare Allegri non è interessato a fare un turnover per questa partita nello specifico. Perché, come dicevo anche ieri, ragazzi, questa poi è una partita molto importante per la Juve, eh. Cioè, da qui passa la possibilità di vincere un trofeo e non è una roba da poco. Ora, il Frosinone è un avversario scomodo, un avversario antipatico, è inutile prenderci in giro. È una squadra che ha fatto molto bene fino a qui in stagione per quelle che erano le prospettive. Noi li abbiamo incontrati poco tempo fa, era il 23 di dicembre, è stata l'ultima gara prima di Natale, dove abbiamo vinto per 1-2, dove è sbocciato anche un pochettino il fiore legato a Yıldız. Loro successivamente hanno giocato con la Lazio e hanno perso per 3-1 e hanno giocato con il Monza l'ultima partita di campionato dove hanno perso per 3-2. Insomma, non stiamo parlando di un rendimento impossibile da fermare, stiamo parlando di una squadra che sta facendo molto bene in stagione, che sta andando probabilmente oltre quelli che sono i suoi limiti, ma non è una squadra imbattibile, non è una squadra irresistibile. Io oggi ho pubblicato qui su YouTube nella sezione community, ma anche sui miei social network, quello che è il tabellone attuale della Coppa Italia 2023-2024. Lo sappiamo, è uscita l'Inter col Bologna e quindi non è nemmeno presente all'interno del tabellone attuale, però poi sono state giocate altre partite, gli altri quarti di finale. Manca solo la Juve, ce ne sono già tre in semifinale e ora vediamo chi ci andrà tra Juventus e Frosinone. Io ho visto sia un pezzettino, non tutta, della partita tra Fiorentina e Atalanta, e ho visto fare delle cose interessanti al Bologna, ma poi ai calci di rigore è passato Vincenzo Italiano, che sta continuando anche un pochettino a raccogliere dei risultati oltre quello che magari l'aspetto del campo, quello che ti dà la percezione della partita. Quindi Italiano sta iniziando a vincere magari anche delle partite un po' più sporche rispetto al passato, e questa credo che sia una caratteristica indispensabile per un allenatore che vuole fare davvero il grande passo in avanti. Poi era una sfida tra due ottimi, davvero ottimi allenatori che in questa stagione stanno facendo benissimo e mi è dispiaciuto non riuscire a vederla tutta, però ovviamente gli impegni erano elevati e sono riuscito a gustarmi soltanto un pezzettino di quella gara lì. E poi cosa ho visto? Ho visto anche la partita tra Roma e Lazio ieri, primo tempo non irresistibile, devo dirvi la verità, è un secondo tempo in cui la Lazio penso che abbia meritato alla fine della fiera il passaggio del turno, con una Roma ancora un po' troppo brutta per essere vera, una Roma che fa una fatica bestiale anche solo a tirare in porta in questo momento, una Roma che alla fine esce per via di un fallo procurato proprio dal nostro Huijsen in area di rigore. Mourinho ieri l'ha definito un rigore moderno, un rigore da VAR. Per me quello è calcio di rigore, punto e stop, ed è giusto che venga fischiato anche se c'è il VAR, quindi non mi sento di criticare l'operato della tecnologia in quella partita lì, e quindi la Roma va a casa giustamente. E invece ieri sera mi sono gustato tutta la partita tra Milan e Atalanta, e lì sì che ci sono state delle polemiche inerenti al VAR, ma le solite polemiche che a me lasciano perplesso, perché cavolo, c'è un assistente digitale, un aiuto vero e proprio, benissimo. E allora, se l'arbitro è in dubbio, ma richiamalo, ma fagliene andare a vedere sempre queste azioni dubbie. Invece arriviamo sempre a creare questo clima di polemica, perché poi per uno è rigore, per uno non è rigore. Allora, se devi sbagliare, devi sbagliare l'arbitro. Io credo che questa sia la lettura più logica della situazione. Poi sbaglia l'arbitro, vabbè, è lui che deve arbitrare queste partite, è lui che deve andare a prendere queste decisioni. Perché ho voluto fare questo ragionamento anche un po' più ampio su tutte quelle che sono rimaste in gara? Tanto perché sono rimaste Fiorentina, Atalanta e Lazio.
Queste sono le tre squadre insieme alla vincente, alla vincitrice di oggi tra Juventus e Frosinone. Non stiamo parlando di squadre irresistibili. Abbiamo già vinto con la Fiorentina, è stata una partita di sofferenza, ma dove la Fiorentina non si è praticamente mai resa pericolosa. Abbiamo già vinto convincendo con la Lazio, dove abbiamo anche fatto vedere che Allegri contro Sarri ha quella strategia di allargare sempre il gioco e va sempre a fargli male, o quasi sempre, ma Allegri contro Sarri è sempre stata una partita giocata sull'ampiezza da parte di Allegri. E vincendo stasera si va in semifinale proprio con la Lazio, quindi diventerebbe anche un avversario di un certo tipo approcciabile per ipotizzare un'eventuale finale, perché adesso non prendiamoci in giro, io non riesco a fare lo stesso ragionamento del campionato del guardiamo partita dopo partita, questo è un tabellone, è qualcosa che rimane lì, è il nostro avversario, è una squadra come diceva prima umile, che sta facendo molto bene, ma è pur sempre il Frosinone. Con tutto rispetto per il Frosinone, perché ha già eliminato pure il Napoli con un rotondo e sonoro 4-0, ma di un Napoli che in questo momento francamente è troppo brutto per essere vero, anche proprio a livello di rendimento, di punti rispetto a quelli della passata stagione. E dall'altra parte l'Atalanta è l'unica squadra che in questo momento non abbiamo ancora battuto, insieme alla Fiorentina, che è una squadra che abbiamo battuto per 1-0, però poi quella è una finale, eventualmente una delle due. Sapete bene che la finale come va, nel senso sono 90 minuti secchi, a differenza invece della semifinale dove ci sarà andata e ritorno, quella di stasera sarà eventualmente per la Juve l'ultima partita a eliminazione indiretta di questa competizione. Quindi io non voglio brutte sorprese e anche qua sono contento che non ci sia un particolare turnover. Mi dispiace che non ci sia Chiesa, perché è sicuramente un valore aggiunto, un giocatore che ti può dare qualcosa di più, ma anche le partite di ieri hanno messo in evidenza, o di ieri o comunque della settimana, Bologna-Fiorentina, il derby di Roma e il Milan con l'Atalanta, di squadre che sia hanno vinto sia hanno passato il turno, però non sono andate a stradominare queste partite, sono state partite equilibrate. Ecco, la Juve fino adesso in Coppa Italia ha fatto molto bene, era la Salernitana, era un avversario molto abbordabile che probabilmente non aveva interesse ad andare avanti. Io credo che il Frosinone stasera abbia interesse ad andare avanti, perché arrivare nella top 4 della Coppa Italia per una squadra come il Frosinone deve essere un obiettivo, per una squadra come la Juventus deve essere un passaggio, e quindi io voglio ricominciare a costruire questa mentalità qua, perché la Juventus non può sempre solo fermarsi e pensare di ho partecipato, sono arrivato quarto, sono arrivato... No, la Juventus deve ricominciare a vincere, e dato che la Coppa Italia ha assunto comunque dei contorni abbastanza positivi per la Juve, era impossibile farle uscire tutte queste squadre, però sicuramente se mi avessero detto a inizio anno il tabellone della Coppa Italia sarà organizzato così a fine gennaio, e se la Juve batte il Frosinone va a giocarsi una semifinale con la Lazio ed eventualmente una finale con Fiorentina o Atalanta, avrei firmato. Qualcuno mi dice però adesso la Coppa Italia la vivi così, la vuoi vincere? Sì ragazzi, è inutile, cioè parliamoci chiaro, la Juventus è una dimensione in cui non sta vincendo da anni. E quindi anche vincere un trofeo come la Coppa Italia, è ovvio che non lo metto sul livello di uno scudetto, paradossalmente di una Champions. Però quando non vinci, devi ricominciare anche da queste cose qui, capire anche il momento, la dimensione in cui si è trasformata la Juventus negli ultimi 2 anni, e per ricominciare a vincere aggiungere dei pezzettini, dei mattoncini. Ecco, la Coppa Italia lo vedo come un mattoncino per ripristinare quello che è lo status della Juventus. Perché non vincere la Juve non è mai qualcosa di positivo. Io vi chiedo scusa per questa voce nasale, ho fatto praticamente il video completamente in apnea, vi chiedo un commento qui sotto con la vostra opinione, un mi piace per sostenere questo video, e noi ci vediamo stasera con la live reaction su Twitch e poi post partita qua su YouTube. Ciao!